Però i complimenti adesso li dobbiamo dare a un quarto giudice, lo vedete là, c'è una sedia libera, abbiamo un quarto giudice adesso che è realmente un mito, uno che nella comicità ha fatto la storia di questo paese. Siamo molto felici di avere qua il grande Enzo Iacchetti! Fateci sentire. Grazie. La standing ovation è spontanea. È spontanea. Allora, uno, grazie di essere venuto qua. Due, dovrei fare il giudice, molto importante, perché alla fine dovrei ripescare due concorrenti, quindi dovrei seguire, votare. Ma per scaldarci immediatamente, giudichiamo la nostra giuria. E sarei tu a farlo. Beh, straordinario. No, partiamo da Paolo Ruffini. Ruffini, intanto, è un ragazzo che è esploso in un attimo, l'ho visto in teatro, è tanto bravo, scrive benissimo. Devo parlare bene di tutti e tre. Poi, passo Diego. A Selvaggia. Perché con Diego mangio tutte le sere a casa sua. Non posso, ce le siamo già dette tutte. Posso che dire che è un uomo generosissimo, al di là che quando mangi con lui non riesci a deglutire perché ti fa ridere. Però per il principio dei vasi comunicanti viene più a me che agli altri di quelli che vengono a mangiare, insomma. Comunque poi Selvaggia la stimo molto anche come scrittrice, perché io seguo le sue critiche abbastanza dure sul Fatto Quotidiano. Vabbè, comunque grazie. Mi sembra una giuria eccezionale, veramente eccezionale. Ti devo dire, ho incontrato prima tuo papà. Ti saluta, di a mio figlio di fare bene e questa sera di non essere esagerato come al solito. Stefano Dorazio è sempre stato un bravo uomo. Bene. Hai saputo allora. Sì, che era Stefano in verità. Un applauso a Enzo Iacchetti, si va a sedere.